Ciao gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati ragazzi oggi su PES 2016 e come vedete siamo nella Master League. Ok ragazzi, allora mi sono un po' documentato sui nomi delle squadre, ho visto quali sono i nomi reali e nella prima partita affronteremo il Pescara. Oggi ragazzi vi porto due partite, Pescara e la seconda è contro l'Avellino. Allora ragazzi, io vi invito fino ad ora a lasciare un like per sostenere questa serie e mi raccomando ragazzi, commentate, aiutatemi a migliorare la squadra, suggeritemi giovani interessanti che si sviluppano bene e che posso prendere in prestito o acquistare. Ragazzi, confido in voi, voglio fare questa carriera insieme a tutti quanti voi e non da solo. Ok ragazzi, ora andiamo a vedere le formazioni di questa prima partita. Ok ragazzi, eccoci qui nelle formazioni. Quella mia la conoscete già, ve l'ho fatta vedere nello scorso episodio. Sia Maniero, De Luca e Rosina in avanti, Vagliani, Romizzi difende a centrocampo, Gemme, Tirata, Di Cesare, Don Corri in difesa e Guarna in porta. Mentre per il Pescara abbiamo Cocco e Acosta in avanti, poi Mitrita, Memus e Mandragora a centrocampo e Benali come mediano, poi Mazzotta, Campagnaro, Coda, Zampano in difesa e Fiorillo in porta. Che ragazzi, andiamo a vedere questo primo match come andrà. Eccoci qui ragazzi, prima partita della serie B. Non recupera la palla, non passa palla, Gemiti prova il cross che arriva in mezzo, colpo di testa non riuscito, ancora pallone dentro, colpo, il tiro fuori. Attenzione a Rosina, ancora Rosina, da dentro verso Don Cor verso Rosina, Rosina ancora, dribbling di Rosina, fermato poi. Poteva pure stare il fallo ragazzi, ma la munizione secondo me è esagerata. Attenzione qua, finisce il primo tempo ragazzi, 0-0, un primo tempo molto avaro di emozioni, 0-0 giusto. Qua calcio d'angolo ragazzi, che cazzo ha fatto? Ha quasi fatto autogol. Pallone lì dentro verso Rosina, nulla da fare. Maniero ha recuperato palla, Rosina ha visto Maniero, lo scatto, Maniero al tiro, il gol di Maniero. È sostanza completa, facciamo la numero 2 con certo. E passiamo in vantaggio ragazzi dopo un rischio enorme di autogol, 1-0 per noi. Ci vediamo qui, era rapida qualche ora. Rosina dà un bellissimo palo da Maniero che sarà lunga, però non era giusta stavolta, è il gol. Bel pallone dentro, attenzione al Pescara, Guarna. Ma la mia difesa ragazzi è veramente scandalosa. Maniero, Maniero ancora al tiro, la deviazione. Allora attenzione, vedete sta facendo sostituzione di Pescara. Pallone dentro, Riccardo Maniero, traversa poi il gol. È arrivato il gol, 2-0. Defendi il capitano, 2-0 per noi. Gran gol. Defendi, gol facile facile, 2-0 per il Bagnaroli. Qua infatti guardate ragazzi, hanno tolto palla, poi il tiro, Guarna. Il tempo c'è, attenzione qua, è ancora solo e non ci credo ragazzi, ma al centro non c'è nessuno. Ma porca puttana, oh, al centro della difesa non c'è mai nessuno. Qua attenzione però, lancio da parte mia. Non riesce Rosina a ribadire in rete, però anche loro buco centrale. E qua il tiro, ragazzi, ma che cazzo sta facendo Rada? Sanzione ancora. È filtrato il tiro, rimpallato. Maniero, la palla che rimane lì, sanzione ancora. Prova il tiro, sanzione fuori. E finisce ragazzi, è finita. Ecco anche il trofeo, prima vittoria campionato Master. Che ragazzi, abbiamo vinto questa prima partita soffertissima. Ora assistente amichevole internazionale alle porte, annunciato in convocazione nazionale, gioca ovviamente da Bagnaroni, quindi due giocatori dal Bari sono stati convocati in nazionale. Ragazzi, i due giocatori sono Sissoko e Petropoulos, Senegal e Grecia, quindi non saranno convocabili per la partita contro l'Avellino. Ragazzi, eccoci giunti alla partita contro l'Alvegiaro, che sarebbe l'Avellino. Vedete, grande attesa per la partita contro l'Alvegiaro. Bagnaroni, l'allenatore di Giochi Next Gen, si dice fiducioso per la partita di oggi contro Alvegiaro. Quindi andiamo a vedere le formazioni. Ok ragazzi, allora eccoci giunti nelle formazioni. Come vedete partiamo dall'Avellino che c'ha Tavano e Castaldo in avanti. Poi c'ha Amiad, Paghera, Gavazzi, Arini in centrocampo, Visconti, Migliorini, Bonissel, Pisano in difesa e Frattali in porta. Io ho Maniero, Sansone messo al posto di De Luca, un po' fuori partita,
contro il Pescara, Rosina. Poi ho messo un nuovo acquisto Williams, quindi abbiamo preso in prestito, almeno lo faccio iniziare a giocare. Vagliani al centro del centrocampo e difendi. Poi Gemmi, Tirada, DCS, Doncor e Guarna. Ragazzi, andiamo a vedere quindi come andrà questa seconda partita di campionato. Qua sbaglia tutto Vagliani. Pallone ancora all'Avellino. È solo, come al solito, c'è il gol, ragazzi. 1-0 per Avellino. Ragazzi, come al solito, al centro della difesa non c'è mai nessuno. Sansone, abbiamo visto lo scatto di Maniero, Riccardo Maniero. Maniero ancora. Maniero, è solo il tiro fuori di un non nulla. E ancora l'Avellino. Tiro, Guarna, molto bravo. E ancora l'Avellino. E tiro fuori. Finisce il primo tempo su questo brivido, ragazzi. Stiamo perdendo meritatamente perché non stiamo giocando per nulla bene. Al centrocampo non filtra un pallone. Sansone. Al momento del passaggio lo fermano. Ma vaffanculo, va. Bravo Williams. Williams sta dentro. Dentro verso Maniero. Anticipato. Ma Maniero recupera la palla, il tiro, il gol. Il pareggio di Maniero. E allora, ragazzi, andiamo con risultanza 1 quadrato. Quadrato Fritz. Abbiamo pareggiato, ragazzi, finalmente. Guardate qui, ragazzi, la recupero palla di Williams. Quindi parte tutto da lui. Passaggio dentro verso Maniero. Qui vedete, è stato già anticipato. Poi riesce con una zampata per un basso palla. Bellissimo tiro, uno pari. Maniero. Non ho visto lo scatto di Rosina. Che anticipa Rosina al tiro, la deviazione fuori. Qua Rosina. Attenzione che ha anticipato Rosina. Se ne va da solo. Rosina. Rosina ancora. Rosina al tiro. E non riesco a segnare. Porca puttana. E finisce, ragazzi, il secondo tempo. È finita 1 pari. Un buon risultato perché comunque eravamo con l'Avellino fuori casa. Ok, ragazzi, allora questa è la classifica. Abbiamo la Teccarina, 6 punti, che dovrebbe essere la Ternana. Poi SR Blu Red, ora non ricordo. Ecco, ragazzi, ci sono 4 squadre a 6 punti, noi vedete seguiamo a 4 punti, quindi siamo comunque lì. Nel prossimo episodio continueremo ovviamente la carriera. Allora, ragazzi, io vi invito a lasciare subito un like se la Master League vi sta piacendo. Mi raccomando, ragazzi, commentate, quindi aiutatemi a far crescere la squadra. Condividete questo video se non l'avete fatto, come sempre, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che vi porterò. Sotto in descrizione, come sempre, trovate i miei link Instagram, Facebook, Twitter e attenzione, da oggi anche Telegram. Col solito hashtag, indovinate quale? Chiocciola Giochi Next Gen. E ragazzi, un'altra cosa, ho anche Snapchat, se volete, anche lì, sempre, guarda caso, Giochi Next Gen. Quindi, ragazzi, ricordatevi anche Telegram e Snapchat, oltre ai soliti social network. Che ragazzi, qui da Angelo 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao gamers!